Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Oggi permettetemi di iniziare ringraziando quel ristretto nucleo di miei collaboratori che è qui con me 7 giorni su 7. Nel caso del sindaco è il suo preciso dovere, nel loro caso è qualcosa di più. Anche perché oggi, come la fai, la sbagli. Vi faccio un paio di esempi. Ieri abbiamo deciso di chiudere i parchi recintati per evitare assembramenti. Ecco, i proprietari dei cani si sono molto lamentati perché non possono usufruire delle aree cani, io li capisco, ma c'è una ragione dietro la nostra decisione. Oppure, la Regione Lombardia ci dà indicazioni come ATM di ridurre il livello di servizio. Questo vale per Trenord e tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Vi segnalo che oggi l'utilizzo di fatto è almeno 80%. Ecco, anche qui molti ci scrivono dicendo no, non si può toccare il livello di servizio di ATM, rimane il fatto che è il nostro dovere e quindi andiamo avanti. Cominciamo con una buona notizia. Ieri pomeriggio ho parlato a lungo con il professor Marzano, è un dermatologo del Policlinico, è stato toccato significativamente dal coronavirus, mi ha detto letteralmente ho avuto una bella strizza. Ma è il primo milanese che ne è uscito bene e non vede l'ora di tornare al lavoro, da buon milanese. E poi, non so se riusciremo a proseguire con i lavori dell'M4, ma ieri in una Milano deserta gli operai hanno gettato il solaio della stazione di San Cristoforo. Andando avanti, siamo molto vicini agli inquilini delle case di edilizia popolare. Il Comune di Milano ne ha più o meno 30.000. Ho chiesto a MM, che gestisce il servizio, di recapitare una lettera in cui si dice state in casa e si invita gli over 65 o loro parenti a chiamare lo 020202 per qualunque tipo di bisogno. Hanno bisogno di medicine? Le portiamo noi. Per fare un esempio. Infine, vi ho detto che abbiamo lanciato questo fondo di mutuo soccorso. Ecco, anche qui una buona notizia, nella prima giornata abbiamo raccolto 800.000 euro. Non aspettatevi una progressione giornaliera così, ma vi dico che praticamente fino a mezzanotte ieri ho ricevuto telefonate da amici e conoscenti che volevano donare. Donate tutti e per il resto andiamo avanti. State in casa, ma ce la faremo.